Ciao a tutti, rieccomi. Allora, l'ultimo video ci ha visto fare questi 10 punti, no? In 5 partite. E appunto ne mancano altrettante di partite. Meno male non di punti, perché in teoria per raggiungere l'obiettivo principale, non quello minimo, ne basterebbero 8. Ripeto che tutte le volte l'obiettivo minimo è sempre la salvezza, perché male vada uno. Cioè uno, in questo caso io almeno posso riprovarci senza dover andare in questo caso in D3. Però l'obiettivo principale, per lo vero e proprio, è almeno la promozione. Il titolo sarebbe il top, però l'obiettivo è quello di raggiungere i 18 punti, magari il prima possibile. Comunque, andiamo a fare la prima partita e speriamo bene. Allora, giochiamo a casa. Vai, maglia. Oh, vai, sì. Vediamo un po' cosa succede là. Rotazione 77, intesa 100. Piolone come allenatore. Davvero, mistone di Serie A. Insomma, vediamo un po'. Mamma mia, mamma mia. Meno male, sta bene, vai. Mamma mia, Dio. No, mamma mia! Ma siete pazzi da fare questo via, eh? Tira Cadley! Oh, bomba tirata! Però devi far gol! Attenzione, ancora finito! Tira Pogba! Fuori gioco! Ma le mani! No! Madonna! Si capisce, ma il dispositivo di registrazione ha deciso di farsi cazzi sua e di non registrare la seconda parte della partita. Comunque, chiaramente, immaginate un po' il risultato che è venuto fuori. Una sconfitta, né ti pare vada a vincere. Ehi! Seconda partita in casa. Vai, un po'. Allora, valutazione 80 watt, intesa 100. Vai, non giudicate voi. Cerchiamo di cambiare subito l'andazzo, perché se no per davvero vi si rimane forse almeno in D2 non si conclude nulla. Sarebbe una stagione piuttosto fallimentare. Certo, ed è iniziato benino, subito una sconfitta. Dai, andiamo un po' di riprenderci. È tutto Gerrard. No! Attenzione al tiro. Mamma mia! L'ho vista dentro, lì. Meno male, vai. Va Vidal. bene. Mamma mia, Vidal! Mamma mia, Vidal! Mamma mia, Vidal, che gol! Mamma mia, lì. Così dal nulla. Tiro, go! Mamma mia! Arturo! Vidal, ma che gol! Bello! Fammelo rivedere. A zero, la sblocca così. Ma Può andare via da solo. Pericolo, ecco il Tevez! Tevez! 2-0 dopo pochi minuti dal primo gol. E che gol di Vidal, ricordiamoci. Bello, 2-0 al 20esimo. Diamo di. David Silva se lo lascia sfuggire verso il duello. Prova ad andare. Cazzo! Silva, 2-1, la riapre. Re Manide, quel sinistro lì. Ogni volta che tira è un'ansia. Allora siamo sul risultato e Silva Cazzo! spinta dal Mamma difensore. mia, meno male, ci ha messo il Palla che piede, non finisce so in chi porta. è. Dave Silva, e Vai, e Silva arriva 2. per Silva, di pareggiare. sinistro, porca troia, che palle, Un gol di. Oh, pesantissimo menade. da Mi parte riesce, del oh, mi Liverpool. riesce a bloccarlo, Hanno sinistro. trovato Lewandowski. Prova la botta. No, Arturo! E sarà Prima mi cambio fai di posizione. i golassi! Ora mi sbagli vesti a CV! Rigoria! Metto, de! Oh, Pogba vedi? perde il calcio Finalmente! di rigore. Ma non mi ha detto che faccio gol! Rigore. Dai, Arturino, confido in te! Rete Ale! ormai. Eccolo lì! Arturo! Vidal, 3-2, però. Però rimaniamo con i Grande piedi medio prontezza sempre da per De Silva. terra, È arrivato il perché manca doppio sempre calcio di tanto, rigore. sempre I lunghi. rigori sono sempre Comunque una per ora sfida 3-2 per chi calcia. e Dave Silva. andiamo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Sempre Silva, quel sinistro di merda, non ne taglio.
Vai Vidal! Poteva essere la tua partita, Vidal. Facevi tre gol, penso l'hanno fatti con me. Vai! Che cazzo, eccolo! Kevin! De Bruyne! Culo sfatto, ma va bene così. 4-2 all'ottantesimo. E andiamo, di ora tutti dietro. Ora tutti dietro, metto difesa a oltranza. Difesa a oltranza, vai. Vai Carlitos, vai! No! Dio buono, Dio! Visto che ti muove, ci ho sperato, sinceramente, sì, ci ho sperato. Mamma mia! Mamma mia, Leno, però, era sul tuo palo, la devi prendere! Aguero, vatta 3, al 90esimo, dai ragazzi, dai. Un garba fallo, ma lo devo fare. Vieni, fammelina, se ti devo dire. Per culo, c'ho più uguali. Eccolo lì! Ci si è fatta, vatta 3. Prima vittoria di questo video V. Vabbè, spezzato, meno male che non si era creata la serie, però quella possibile serie che forse si poteva creare con la sconfitta di prima, quindi niente. Meno sì, 13 punti, tutto va bene, fa vedere. Vabbè, vittoria, bla bla bla. Sì, 13 punti, meno male. Sì, 13 punti, sì, è tutto a modino, non so, non si era mezzo bloccato il joystick, oh, vabbè, comunque, 4-3, andiamo a fare la terza parte del video. Qui è stata una sconfitta piuttosto imbarazzante, ho preferito mettere solo il risultato e non, diciamo, tutta la prestazione, tutta la partita, ecco, 5-0 mi è andata no bene, di più. Quarta partita, andiamo un po' di rifarci, perché veramente prima... una sconfitta piuttosto umiliante. Vediamo un po' cosa succederà in questa partita. Valutazione 85, intesa 97. Mistone, no, non è di Premier, perché c'è giocatori della Liga, della Serie A, tipo Tevez. Insomma, un mistone che comunque gli fa una buona intesa, non al massimo, però comunque è una buona squadra. Via, speriamo bene. No, oh, oh! Mamma mia, meno male. Vai Carlitos! Dio buono, Dio! Tira Carlitos! Dio buono, Dio! Vai Roberto, dai Roberto, ma che tira il cazzo! Mamma mia! Mamma mia, bravo Diechino, Dio! Dai, a farti una fucilata la partita, Di Maria! Mamma mia! Mamma mia, Paul, pensavo fosse un tiro del cazzo invece! È stato parecchio pericoloso perché ha girato. Vai Tevez, vai! Vai! Eccolo! Carlos! Tevez! La sblocca lui al 63esimo! 1-0! E andiamo, De Boy, che sofferenza! Perché finora è stata una partita parecchio, ma parecchio noiosa, perché sia da parte mia che da parte sua non ci sono state vere e proprie occasioni pericolose. Però... gioi con l'ansia, perché se avete visto l'unico due risultati, anzi l'unico risultato per quanto riguarda questa partita V, cioè è la vittoria, e il pareggio non va bene, quindi stai con l'ansia perenne. Vai Bernat, tira di testa, Dio che bel casino. Pensa, bravo Diechino, che ansia, via. Vai Roberto, chiudila e che cazzo, buttala dentro. Dio buono, te. Vai, Sergio. No, l'ha levata dalla linea. Vai Modric. Dai Modric, maremmane, te. No, Sergio Ramos. Mamma mia ragazzi, manca poco, bisogna aiutarla perché può succedere di tutto. Vai Diego, è tua, bravo, tienila lì, tienila te. Ale, è finita, allora, 1-0, risultato minimo, partita brutta, tutto quello che vi pare, va bene, sono d'accordo, l'importante è aver preso i tre punti. Quindi, ora, intanto guardiamo se tutto va bene, perché sai, sono sempre delle novità, comunque,
se tutto va bene, dovesse andare bene, mi auguro di sì. Ultima partita rimasta, unico risultato a nostra disposizione per poter andare in D1, ovvero per la promozione, sia la lotta a Modena intanto, è la vittoria. Quindi la prossima partita sarà decisiva per capire se la stagione è stata fallimentare o positiva. Non positivissima, perché magari il risultato più estremo sarebbe stato magari il titolo. Comunque, andiamo a fare l'ultima partita di questo video qui, e l'ultima partita che appunto deciderà le sorti della stagione. Quinta ed ultima partita di questo video, e speriamo sia l'ultima partita della D2. Allora, prima di iniziare, questa qua è la formazione che potrà diventare, diciamo, tra virgolette, eroica, perché si torna, che si deve tornare in D1, o potrebbe essere considerata la formazione di merda, no, scherzo. Vabbè, comunque queste sono le guigne, questi sono i giocatori con i quali giocherò l'ultima partita. Guardiamo di vincere ed andare finalmente in D1, perché io non ne posso più tutte le volte di annusarla tra virgolette e poi di rimanere lì. Comunque, tanto un avversario degno, chiaramente, 1,74 intesa 100, senza allenatore, comunque un mistone classico di Bundesliga. E detto questo, non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo giocarcela fino in fondo. La palla è tonda, può succedere È tutto. tutto Dai pronto per ragazzi. questa. Occhio al suo movimento. Higuaín! Dal nulla! Dopo quasi, anzi, dopo nemmeno 5 minuti la sblocca lui! Con un tiro da fuori area! Poi, what the fuck, dè! Lo voglio rivedere! L'è presa, dè! Andiamo, 1-0 con Pau! Dai, ragazzi! Occhio alla percussione offensiva Poi! interessante. Kadrek 2-0 al 14esimo. Andiamo, De, si raddoppia. Grandi, De. Bene, bene, bene così. Dai, 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 dai. Buono il lancio Vai, sbarcato. De Bruyne. No. Si Dovrei sta tirare di mettendo. destra, no, di sinistra, non è il tuo piede. De Bruyne. C'è spa spazio, prova. E È da fuori solo gioco, finisce è in fuori gol. gioco. Non è fuori gioco, 2-1, porca troia, pensavo fosse fuori gioco. Oh, menate, Provato la vabbè. conclusione di prima, Meno male ma poi comunque siamo sempre in contrasto. vantaggio, Palla cerchiamo di mantenerlo, sul eh. Ma chi ha buio fatto quello? Chi davanti è ai lui? compagni, ha sbloccato un Herman. assist Sono 2-1, ragazzi. perfetto. Vidal. Vai, Prova a Kadlec! sbatterlo. Messi alla No! traversa Traversa incredibile. così dal nulla! Maremma buona! Ha un'autostrada a disposizione. Prova a Mamma mia, Diego colpire. Lopez col piede, l'ha tolta, davanti porta questa via. Royce, Questo però è fuori in gioco, profondità, prova a eh! colpire, Non è fuori gioco! Dai! gol, rete, non ha dubbi qui l'assistente, Ah, questa dubbi volta dubbi sì, dubbi, boh, è dubito per questo clamorosamente momento, dietro, Lewandowski. l'arbitro e il suo collaboratore Boh, cara, fischiate prima che mi fa tutte le volte che ha addosso, regia fa sul vedere. pallone, l'azione del Devo Milan andare a sulla fare fascia di gioco. gioco, che ne pensi Stefano? Ehi, mamma di Ultima tantissimo, perché chiamata, Alaba quasi quasi lo Milan lancia teneva, eh. la Vabbè, prossima comunque, luce meno. del Mi è andata vittorioso, bene, dai. non era facile. Attenzione, Dai, che culo! Royce, Mamma mia, De Colopez, come l'ha presa? Non lo stava so nemmeno aprendo io. l'ala. L'importante è che sia entrata. Movimento. Merda, merda, merda! Mamma mia, Alaba! Mamma mia, l'ha presa. No, non è ancora finita. Occhio Dai, alla dai, palla, dai. allontana il Che difensore patimento, su questo ragazzi, che tiro. patimento, che patimento. Ottima visione di È gioco. buona, vai Kadlec. Vai Mertens, ridalla a Kadlec e tira Kadlec. Si No! libera giustamente Cosa hai dal sbagliato, pallone. Kadlec? De De Bruyne, Bruyne scoppiala! E che culo esce c'ha, sul De. Ha retro. toccato il pallone all'ultimo. Occhio al tocco per Lewandowski. Occhio al tiro. Mamma Palla mia! al termine. Mamma mia! Largamente. Tira De Sciglio! Attenzione al tiro. Porca troia, ma Provato. perché l'ha tirata centrale, maledetta la miseria, Sistema De? il pallone. Stanno difendendo con ogni mezzo. C'è la fratellanza di Higuaín! Bruyne. Taglio duro. Gonzalo! Higuaín! 3-1! Dai, partita giusta, ragazzi! Dai, cazzo, De! Bene, ti ha fatto una zotta, bua clamorosa dietro, Higuaín da solo! Da parte
molte volte sono anche troppo, ma alla fine l'ha buttata bene. Va bene, 3-1, mi si è anche per sollevato. No dai, ditemi che è virtualmente Iuse, dai, dai. Kadlec. È tutto solo, pericolo, Kadlec. 4-1. Ale. Ale ragazzi, ale, porca troia. Va bene, dì. Proprio non è andata assolutamente così, anzi. La boccata d'aria, dai, dai. 4-1. Cioè, Vaclav ci sta, Vaclav Kadlec, non riesce nemmeno a dire. No, Vaclav, Vaclav. 4-1. Punteggio sul 4-1. Attenzione Vidal. Cerca la rete. Pallo, poveraccio, poveraccio, ha fatto tra sola, va tutto bene. A spazio, no. Fuori ciò. Vabbè, dobbiamo anche starci, in teoria tanto no, non dovrebbe cambiare nulla ugualmente, no? Beh, 90 minuti recupero, va 3-1, è finita. Dai, 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 dai. Con Vidal, provo di con Vidal a casa. Boom! Bella! Addio! Non va bene. Sembrava destinata in fondo alla... È finita ragazzi, è finita. Oh, finalmente sono tornato in D1. Oh, va bene, boia. Dopo non so nemmeno quanti cazzo di episodi e quanto quanti tentativi, siamo tornati in D1. Però prima di esultare, diciamo, anche se Deo regola è andato tutto a modino, a vedere. Sì. Crediti, mamma mia, che bello, che bello, che bello! Andiamo di! Boia cane! Oh, siamo in D1 di! Siamo tornati! No! Oh. Ora! Prima di lasciarvi, che comunque il video è finito, cioè finisce così. Vorrei di nosa. Allora, siccome è già stato un casino tornando di uno, perché più che passa il tempo più chiaramente le squadre si rafforzano di qua, quindi riuscire ad andare in di un'ora non è come esserci andato qualche mese fa, perché sono più giocatori, più gente che c'è squadre forti, ma più difficile, non di tanto ma più difficile, no? Quindi pensavo questo, siccome la serie è andata per lunghe, io direi di, anche se mi dispiace sia per voi, anche se siete pochi vi seguite, ma anche per me, perché mi sentirei tra virgolette non pienamente completo, diciamo un pizzico incompleto, l'idea comunque di finire la serie qua. Perché? Perché tanto c'è il discorso, ci basta anche provare andare di uno, cioè andare di uno a vincere di uno, ma è difficile. E più di portarla per le lunghe, io direi di finirla in maniera minimamente, vai, minimamente dignitosa, sarei arrivato in D1, cosa che fra l'altro Road to Division 1, Divisione 1, in teoria arriva alla divisione 1, non vinci. Vabbè, quindi non sarei nemmeno tanto fuori dal titolo, ecco, dal titolo della serie, vi dico, E quindi niente. Diciamo che più che momentaneamente, ufficiosamente, la serie finisce qua. Quindi niente. Per concludere, vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito, nonostante comunque ha caricato il video in maniera molto 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 lenta, a partire se va bene una volta a settimana, se va male una volta al mese, trappolino. Ringrazio quelli che, anche se pochi, però le ringrazio, quelli che mi hanno dato svariati suggerimenti su magari qualche acquisto, su cosa fare, anche per fare qualche credito in più, sono tutte queste roba qua. E niente, quindi vi ringrazio, mi auguro che, nonostante appunto non sia chiaramente una bellissima serie, non è stata una bellissima serie, vi ringrazio per appunto per le visualizzazioni, per i mi piace, per non so se magari qualcuno l'ha mai condiviso, insomma per esservi iscritti, grazie a tutti per avermi seguito, ecco. Via, detto questo, come ultima cosa e poi vi lascio veramente stare, vi ricordo, se volete, di mettere almeno all'ultimo mi piace al video, di condividerlo e soprattutto, come dico sempre, che è l'osso più importante, ci
qualcuno magari c'è un diretto interessato, mettiamolo così, voti magari aggiornato su quello che carico e altre cose, iscrivetevi al canale. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video, sia se una serie sia che sia un'altra stronzata di cario io, perché si carico parecchie stronzate, va bene. Detto questo, grazie ancora e ci vediamo al prossimo, anche se non so cosa, video. Ciao!